Ah, finalmente soli. Nessuno che ti rompe le palle, posso mangiare quello che cazzo voglio io, bere quello che cazzo voglio io. Quasi quasi organizzo un festino. Ah, sei tu. Aspetta un paio di secondi, va. Ah, quelle fighe erano proprio scalmanate. Oh, ho sudato come. Sudato come un maiale. Oh, già fa caldo. Non è vero, non è vero. Sono andato solo. Ho fatto il festino da solo. Dopo quella scena che definirei imbarazzante, cominciamo il nostro video. Allora, io sono sempre io, cioè Scorpion 082, e questa è la prima puntata del Nerd Scorpion Vlog. Questa parte parleremo di cose che piacciono a me. Oggi parleremo appunto nerd, se poi vabbè, mi piace. Nerd, vabbè, nerd significa, come sapete ormai, nerd sono quelli che piace giocare ai videogiochi, collezionano fumetti, stanno ore davanti al computer, ed è vero, faccio queste cose. Allora, sì, allora, praticamente, oggi andiamo a parlare di un argomento che mi piace tanto, diciamo, i fumetti. Allora, i fumetti a me piacciono tanto perché, diciamo, i fumetti, diciamo, quando leggo un fumetto mi immergo nel loro universo e soprattutto poi non penso più a niente, perché tu quando leggi il fumetto ti devi concentrare sull'immagine, su quelli che dicono, e quindi ti, diciamo, lasci andare, non pensi più a niente, anche se per esempio sei in debito con degli strozzini. Leggendo un fumetto non ci pensi più, però lo stesso viene ammazzato. Allora, oggi faremo la prima parte di questo episodio in cui parleremo della storia del fumetto. Allora, sì, ho il copione, no, non è vero, sono degli appunti, degli schizzi. Ok, allora, partiamo dalle origini. Allora, il primo fumetto, come sapete, è Superman, il primo supereroe. In realtà Superman non è stato, diciamo, quello accettato, quello ufficiale supereroe, perché ce ne sono stati altri prima, ma erano i supereroi degli anni 30, stronzate del genere. Superman è stato il primo supereroe che è stato accettato. Diciamo che noi oggi lo vediamo come il grande supereroe, colui che può sollevare una macchina. Invece, quando a quei tempi la sua pubblicazione, diciamo, fu difficilissima. Perché questi due tizi, Jerry Siegel e Joe Shuster, praticamente gli venne questa idea. Disse, cazzo, facciamo un bel fumetto dove il protagonista è un alieno con le sembianze umane, viene proveniente da un pianeta morente, atterrato sulla Terra, e con superpoteri incredibili, super forza, raggi X, raggi a laser, super forza e volo. Diciamo che questi due tizi andarono in giro per l'America cercando di pubblicizzarlo e poi farlo, diciamo, stampare sugli albi che c'erano a quei tempi. Fu difficilissimo. Questi due andarono in giro per tutti l'America a mendicare la per piacere pubblicateci questo fumetto, questo proviene, questo supereroe proviene da un altro, pianeta, da Krypton, è supereroe. E quella diceva, no, andate a fanculo, nessuno lo vuole, non faremo nemmeno un soldo con sto cazzo di fumetto. Bene, bravi quegli stronzi che hanno detto così, perché hanno perso miliardi. Andarono in giro, alla fine riuscirono a pubblicarlo, grazie comunque a questo presidente di questa, diciamo, casa dell'attuale, dice, all'inizio, cioè a quei tempi era la sede nazionale, diciamo, dei fumetti, delle stampe di fumetti. Oggi la conosciamo come DC. Diciamo che Superman ebbe un grande impatto e anche un grande successo, perché era il supereroe
che diciamo piaceva a tutti i bambini, cioè i bambini in pratica si arrabbiavano quando guardavano Superman alzare una macchina, e questo era plausibile ed era accettato perché era un supereroe bello con la calzamaglia, i mutandoni sopra la calzamaglia, e diciamo che era una grande cosa. Ovviamente i fumetti costavano 12 centesimi, non come oggi, porca troia, che stanno 3,51, 3,30, le edizioni speciali stanno 4-5 euro. Porca di una troia, oggi la DC in Italia i fumetti, questo per esempio ho pagato 3 euro, se andiamo a prendere quello di Lanterna Verde costa 3,95 euro per poche pagine, proprio poche pagine. A quell'epoca stavano 12 centesimi. Dopo Superman venne Batman. Batman è stato diverso da Superman, ebbe un impatto completamente diverso, perché Batman era diverso da Superman. Cioè, quando i bambini vedevano Batman per la prima volta, questo uomo nero, vestito di nero, che diciamo agiva di notte, picchiava, massacrava, tracoltellate, sparatorie, i bambini un po' si spaventavano. Però alla fine Batman fu accettato, ideato da Bob, disegnato da Bob Kane. Batman, diciamo, ebbe anche lui il suo, diciamo, fu accettato. E la sua storia venne pubblicata su Detective Comics, mentre quella di Superman sull'Action Comics. Più in là poi si crearono i primi due albi, chiamati Batman e Superman. In quegli anni scoppiò la guerra, e quindi i fumetti ebbero un ruolo fondamentale, perché diciamo che i fumetti, come vi ho detto, distraggono le persone, e quindi i bambini avevano qualcosa su cui concentrarsi, invece di guerre, sparatorie e tutto il resto. E il fumetto era anche facile da ottenere perché diciamo, usciva vicino al giornale, quindi costava poco, a parte che siamo 12 centesimi, quindi. Però cosa successe? Dopo l'epoca, diciamo, dopo la guerra, ci fu un periodo nero per il fumetto, grazie a un coglione di nome Frederick Wettman, o Wehrman, non mi ricordo. Questo coglione diceva che i fumetti. Diciamo, lui diceva: i fumetti avvelenano la mente dei nostri pargoli. I nostri pargoli un giorno si butteranno giù nell'intenzione di imitare il nostro il grande supereroe Superman, oppure prenderanno a pugni un compagno di scuola solo perché gli ha rubato una matita, imitando il cosiddetto Batman. Ecco, diceva, per colpa di quel coglione, il fumetto, diciamo, cadde veramente in basso, non c'erano più vendite, nessuno se lo comprava più. Fortunatamente, grazie alla Marvel Comics, il fumetto riuscì a ritornare in vendita, ebbe grande successo di nuovo, tutti i bambini li compravano. Grazie alla Marvel Comics e grazie a Stan Lee, che nel 61, diciamo, prese la Marvel, cambiò il nome perché non si chiamava Marvel, ma in un altro modo, nel 61 prese il nome della Marvel. A parte che la Marvel, quando non si chiamava Marvel, nacque, diciamo, qualche anno dopo la DC, nacque nel 30, cioè Superman nacque nel 32, mentre i primi fumetti della vecchia Marvel apparvero nel 39, se non mi sbaglio, sempre negli anni 30. E grazie comunque a Stan Lee, che pubblicò il primo fumetto dei Fantastici 4, appunto, i fumetti anche della DC continuarono a vendere. Diciamo che poi, vabbè, la DC e la Marvel, ancora oggi c'è questo contrasto che alla fine non c'è, perché chi segue la DC, chi segue la Marvel, chi segue tutte e due. Io seguo la Marvel perché ci sono attaccato da tanto tempo, non è che la DC non mi piace, però mi piace più la Marvel, ma anche la DC non è male. Diciamo che parlare dei supereroi della Marvel tutti quanti mi sembra un po' inutile, perché tutti quanti li conosciamo. Parlare però di Spider-Man, diciamo, si può anche fare. Perché? Perché Spider-Man, ragazzi, credo che sia il supereroe più famoso al mondo. Cioè, anche più di Superman. Cioè, chi è che non ha mai visto un episodio di Spider-Man in televisione? Oppure chi è che non ha mai giocato alla PS1 a Spider-Man o a Spider-Man 2, quei vecchi giochi che io mi innamorai di quel gioco? Appunto, Spider-Man quindi è diventato il supereroe più famoso del mondo. La sua storia io ce l'ho, però c'è ovviamente in ristampa che presi in un fumetto vecchio, oppure vecchio degli anni 90. Spider-Man, diciamo, quindi ormai la storia la sapete, il ragazzo Peter Parker, morso dal ragno, diventa l'uomo ragno. Uomo ragno, diciamo, più in là, ha
colpito tutti i bambini, perché il fatto di poter sparare in ragnatele, il fatto di arrampicarsi su me, il senso di ragno, comunque piaceva questo ai bambini. E presto Spider-Man prese, cioè fu come il fenomeno dei Pokémon, cioè ero ovunque, ancora oggi ovunque. Portapasse, Rizzani, ancora oggi film, le action figures, cioè c'è di tutto. Mentre Superman, diciamo, non se lo caga quasi più nessuno, solo adesso perché hanno fatto il film L'Uomo d'Acciaio. Diciamo che poi vabbè, c'è una curiosità su Stan Lee che mi piace aggiungere, vorrei aggiungere. Stan Lee in pratica usa, qua, la maggior parte, questa è una piccola parentesi, usa quasi in tutti i nomi dei suoi personaggi la stessa lettera per cominciare nome e cognome: Peter Parker, PP, Bruce Banner, BB, Dottor Destino, DD, J. Jonah Jameson Jr. Vabbè, è solo una cagata, però ci sono persone che io ad esempio l'ho notato così per sbaglio. Mentre stavo leggendo un fumetto, Peter Parker, Bruce Banner, e allora notai sto fatto. Ok, allora che dire più? Bene, niente, ok, allora, quindi per questa parte abbiamo finito, spero che vi è piaciuta, ci vediamo nella prossima parte dove vi farò vedere i miei album preferiti perché mi piacciono, quindi ci vediamo nel prossimo video di Scorpion Nerd Vlog.